Elena, sono a quello di fascia. Quindi Ciao. Chiamato. Volete fare il bianco? Ragazzi, cominciate a mettermi là che appena finiamo di lì vi riportiamo. Volete fare Sky? Forse meglio che facciamo due volte prima. Non vi riportiamo. Anche perché con i conduttori in mezzo non mi sembra un gran... Noi sì, dobbiamo fare una registrata. Eccoci qua, siamo venuti a vedere che X Factor sarà, eccolo qua, ti faccio qua segnare X Factor. Ragazzi, fatto fortuna che abbiamo tutti e quattro insieme. No, non è lo sport, ma è il 24. Cominciamo con le basi. Ragazzi, guardate il logo, guardate il logo. Questo è il logo. Allora, ragazzi, il 4 giugno c'è la stagione X Factor che sta per partire e lui è lì, che è magrissimo, bellissimo. Parla un italiano meglio di noi. Di noi, sì. Morbidissimo. Allora, cominciamo con le novità. Sono le interruzioni per i clienti. In modo che da un lato lui perda e dall'altro il pubblico ride. Oh, tanto mica. Sempre. Ma abbiamo lavorato in un studio e adesso sono un po' nervioso perché dobbiamo confrontare la mia. Allora, quattro puntate, questo è il film che precede i live. Io dico film perché già lo scorso è un film bellissimo. Ci fanno così, non so se la Merkel che si mette che con le quattro giudici. E allora chiudiamo, dando appuntamento. Cambiare e aggiungere, in realtà questo è avvenuto, vedrete ci sono una lunga lista di nuove modalità in cui da casa si può interagire vivendo un'esperienza collettiva. L'altra cosa che ci ha colpito tantissimo di X Factor è questo fenomeno che si è sviluppato proprio con questo programma. Naturalmente tutto questo non lo vedrete nei numeri dell'Auditor, ma questo diciamo è abbastanza naturale perché all'Auditor non si vedono molte cose. E, quindi diciamo, poi come diceva Flavio c'è una novità nella costruzione artistica della... Divertirti? Il gioco continua anche durante i break pubblicitari e se vuoi ascoltare le playlist di X Factor le trovi tutte nella X Factor con Deezer. Sì, però grandi novità ma anche grandi conferme. Cosa fai? Hai un tablet, hai uno smartphone e non ne approfitti. Ma certo, e anche quest'anno potrai condividere la tua passione. No, in realtà non tanto, perché credo che alla base dell'evoluzione dell'uomo c'è la capacità proprio di far tesoro delle esperienze pregresse. Per i concorrenti in qualche modo non succede, perché come fai? Perché loro sono coinvolti in questo momento in cui i giudici dicono sì, e quindi per loro il sì, anche il primo, quello proprio alle prime audition è uno scalino verso no, la capacità di fare tesoro delle esperienze pregresse poi ti aiuta ad affrontare. Benson. George Benson, no, non lo so, no. E quindi affrontano tutto con entusiasmo. Io rubo una frase di Elio, questa è una citazione di cui c'è proprio l'autore. Thomas Stern. Come trade union X Factor al fatto che si viene eliminati sempre e quindi è una cosa veramente terribile, però ovviamente i ragazzi non ci pensano quando affrontano un provino, la prima audizione, quindi c'è questo entusiasmo loro che unito all'entusiasmo
delle persone, come si diceva prima, crea una gioia in te proprio mentre fai, mentre partecipi a questo programma. Sì, intanto notavo che da lì ho perso 5 kg, quindi sono molto contenta, ho fatto una dieta feroce. Al di là di tutto ci siamo divertiti. Molti che hanno in buona fede mi chiedono perché fai ancora X Factor, lo faccio per dare un'opportunità ai ragazzi, ai talenti che si aumentano. Abbiamo fatto un grande lavoro in tutta questa, diciamo, in questo show, dal primo anno in cui ho partecipato, ogni anno c'è stato qualcosa di differente. E su Sky abbiamo ringiovanito il nostro pubblico di riferimento e vedere tutti i ragazzi che veramente credono in questo programma è la cosa più bella ed è il motore per cui io vado avanti in questo programma. Perché quando vedo che i ragazzi hanno voglia, i ragazzi di oggi hanno voglia di avere un'opportunità, di mordere l'opportunità, l'opportunità però gli va data e gli va anche, non gli vanno date false illusioni. E quindi cerchiamo l'originalità. Io sono molto dura, però credo che sia giusto così. È giusto non dare false illusioni ai ragazzi che fino adesso sono anche, credo che da genitore lo dico, gli abbiamo preparato un po' tanto la strada. Io pensavo quando ero adolescente, io negli anni 80, quasi 90, e devo dire che abbiamo sofferto molto, avevamo voglia di mordere le nostre opportunità. Adesso i ragazzi sono un po' più rassegnati, più seduti, e non lo sono quelli di fatto, perché se lo sono li stimoliamo noi a non esserlo. Per cui i successi anche dell'anno scorso, due dei nostri ragazzi l'anno scorso adesso lavorano, hanno fatto un grande successo, una Chiara, l'altra è Davide, che sarà il protagonista di Romeo e Giulietta. Per cui i ragazzi di oggi ci guardano, voglio dire, dei talenti che ce l'hanno fatta, che continuano anche dopo X Factor, ed è per questo che io lo faccio tediandomi ancora una volta. Però trovo sempre questo grande fuoco dentro di me, di potergli dare un'opportunità anche dopo il programma, di potergli dare un progetto in quale, sano, nel quale possono credere. Buonasera a tutti, anzi buongiorno a tutti, mi sembra che sia sera perché c'è buio. Io sono veramente carico, sono eccitatissimo all'idea di iniziare. Dopo mezzogiorno si dice buonasera, di là c'è buio. Buonasera a tutti allora. Mezzanotte, mi vuole un giorno. Sono molto eccitato di iniziare questa nuova avventura che io vivo sempre con un grande senso di altruismo. Mi sento di fare del bene agli altri, mi sento di fare del bene innanzitutto ai concorrenti, perché li sto aiutando, o quantomeno sto cercando di aiutarli a raggiungere ciò che loro vorrebbero, diciamo, raggiungere, cioè il successo, cantare su un palcoscenico di fronte a un grande pubblico, incidere un disco che venda copie, che non è la stessa cosa, incidere un disco è una cosa, poi incidere un disco che venda è un'altra cosa. E poi faccio del bene anche a tutti quelli che guardano X Factor, perché almeno hanno qualcosa di cui parlare per due mesi, tre mesi, no? Si parla sempre di X Factor anche sull'internet, questo internet di cui tutti parlano, che se non ci fosse X Factor probabilmente sarebbe un po' vuota. Da un certo punto in poi si parla quasi solo di X Factor, parlando di qualunque argomento. Per cui mi sento di fare del bene a queste persone. Io almeno non so perché sono qua, ma sicuramente non, cioè, ma poi ve lo dico con il cuore, ma io non lo so perché sono qua, io non riesco a trovare una risposta al fatto come mai faccio ancora X Factor. Cioè, ed è una cosa tremenda, non che io lo odi, anzi, mi diverto tantissimo a farlo, mi diverto tanto, laddove vinco quasi ogni volta. Diciamo quasi, tranne quando ho vinto io. Simone. Per cui, cioè, comunque è una bella soddisfazione. Però diciamo che, visto che voi sapete tutto, siete giornalisti, tra l'altro giornalisti interattivi, no? Sanno tutto, anche di più,
di quello che dovrebbero sapere, quindi questo programma è interattivo, voi siete giornalisti interattivi, che cazzo ci diciamo a fare che sapete già tutto? Cioè sapete tutto, sapete perché faccio X Factor, quindi lo sapete meglio voi di me, cioè voi dovete dirmi perché io faccio X Factor, non io. Voi lo sapete perché faccio X Factor, perché io faccio musica tutto il giorno, tutti i giorni, tutto il giorno, compulsivamente, la pazzoide. Faccio solo musica e nessuno come me ho visto che c'è praticamente che lo fa. Quindi io sono votato come cristologicamente al fatto della musica. Ecco perché X Factor gli piace avermi, a me piace fare X Factor, perché qui c'è musica, perché non vedo l'ora di parlare di canzoni, di prendere i ragazzi, di fare delle lezioni di musica a loro, cioè di trasformare questo in una scuola di musica, di andare a casa a fare le basi, poi sotto banco passare a Lucio Fabbri, è vietato, dovrebbe farle lui, ma in realtà ne faccio io le basi di miei, no? Perché mi diverto un casino, cioè fondamentalmente faccio quello che mi piace fare, ecco, questa è la cosa, io sono un uomo libero e non è che faccio X Factor perché qualcuno mi costringa, perché mi diverto. Come ti sei trovato con questi, sì, con questi signori? No, no, non ho capito assolutamente quello che Moreno ha detto. Ma va bene, grazie. Non ho capito tutto. Ma sono completamente d'accordo con la parte che ho capito. Ho fatto la scelta di fare X Factor perché mi piace l'energia del programma dall'inizio. Ancora adesso mi piace di più e mi diverto, si dice? Sì. Mi diverto. Dopo aver avuto timore di questo tipo di programma per tanti anni, ho fatto la scoperta di X Factor, ho scoperto. Scoperto! Sarebbe molto contento Dario Fori. Un attimo, Morgan. No, io devo scrivere queste parole. Cosa ha detto? Scoparto. Mi piace Dario Fori. Io farò un po'. Ho studiato Dario Fori alla scuola, ma in inglese. Ah, Dario Fori in inglese? Sì, Dario Fori. Da uno palla al centro, dai. Non sì. Mica conosciamo. Ho dimenticato quello che ho detto adesso. Cazzo. Ah, ho scoperto. Ho scoperto. No, ho completamente dimenticato tutto. E ti piaceva l'energia del programma? Sì, mi piace. Anche mi piace libertà di questo programma. Questa libertà. Possiamo vedere adesso in una conferenza di press. Siamo completamente liberi a dire tutto e niente allo stesso tempo. Ma con intelligenza è divertandosi. Divertendosi. Sì, all'inizio ho stato un po' terrorizzato. Non abbiamo fatto tutta la sequenza in ordine, abbiamo fatto. Posso dire? Va bene, io abbiamo fatto Milano è stato un po' più tardi che gli altri giornati di casting, per questo, ma questo mi preoccupa perché il pubblico, how do you say, they're gonna see, loro vedranno il primo giorno. Io sono abbastanza un po' più tranquillo, io parlo un po' più tranquillamente, più facilmente, ma dopo tre giorni, tre settimane più tardi, sono come completamente non posso parlare. Please, aiutami per favore. Because we filmed it the wrong way around. So the first day in Milan, I'm confident, then later I fuck it all up. Yes, I think you were have told them. They don't notice it in the editing. Oh, as you cut it out. Yeah. Oh, okay. We cut it out. No, mi diverto. Mi diverto tanto. Quando uno arriva in una città, uno arriva in una città, una cerca amici. Intelligenti, culturati, with access, how do you say with access? Connected, con contatti, educati,
ma anche completamente pazzi, senza discipline, perché questo è importante, troppo di discipline è annoiante. Ho avuto la fortuna di trovare questi tre amici e grazie a loro, veramente grazie a loro, questa sfida, perché è una sfida per me, una nuova lingua, completamente nuova, questa sfida è diventata una delle più belle esperienze degli ultimi anni, sono molto contento, grazie. Grazie. Un disco con Morgan, che Morgan ti ha chiesto di fare un disco con te e sta già producendo, scrivendo qualcosa, zitto tu. Io non ti ho detto un cazzo, perché non ho capito di parlare lui. Sei stato orrendamente stiamo facendo. Non dire niente, non dire niente, dico. No, una risposta la dobbiamo. No. We're having fun. We're trying something out. Stiamo facendo qualcosa. Ma vedremo. Adesso stiamo facendo X Factor. Sì. Quindi domani sera. Quindi non farete niente per caso X Factor o qualcosa insieme. Già, no. Ti piacerebbe, eh? Perché no? Ci piace. Ti piacerebbe? Ci piacerebbe. Allora magari facciamo in modo che. Allora, che so, ci lavoriamo, diciamo. Ma è bella questa. Ci sono altre domande? Per me la dove? Ciao. Per me è molto interessante di scoprire la musica italiana. Per me mi piace la musica vintage italiana, mi piace. Adesso sto imparando De André, sto imparando il repertorio di Nina, mi piace tanto il repertorio di Nina degli anni 70, anche, non lo so, tante cose vintage italiani che mi piace tanto, che voglio a inventare, a fare con una produzione, si dice, una produzione più moderna. Per me questo è molto interessante, perché questa è una scoperta per me e penso che ho la distanza che mi permette di intentare a fare una nuova versione moderna di una canzone degli anni 50, per esempio. Sì, anche se però ti comunico che gli arrangiamenti di Mina erano di Ennio Morricone. Sì, lo so. Però Ennio Morricone è un grande genio. Sono belle quelle cose, sì, di Mina, sì. Proprio nell'arrangiamento. Ma non sto parlando di una canzone di Mina, sto parlando di due altre canzoni che non sono di Mina, sono completamente diverse. Ma questa idea mi piace. Va bene, tranquillo. No, non voglio fare una canzone di André. Mica. No. Di André, va bene. Faccio ma anche voglio fare, perché ci sono alcuni cantanti che sono molto, non lo so, molto, non sono, they're very fresh. Okay, some of the singers are really, really fresh. Chi è il tuo cantante preferito italiano che di questi che stai ascoltando? Che magari mi hai detto una volta che piaceva tantissimo. Un autore italiano che mi hai sorpreso molto. Chi? Paolo Conte. Sì. Ma che lui gli ha chiesto di partecipare. Cioè, tu hai chiesto a Paolo Conte di fare un duetto a Paolo Conte, ma sei fuori. Grazie.